in collaborazione con... Nella nuova puntata parleremo del sorgo, un cereale su cui c'è un interesse crescente in Italia. Sono ormai circa 42.000 gli ettari coltivati e le motivazioni di questo interesse sono tante. È un cereale molto resistente alla siccità, quindi si adatta a tutte quelle aree in cui è difficile avere un approvvigionamento idrico adeguato, e poi è resistente alle aflatossine, molto adattabile e si presta anche a diversi utilizzi, non solo bioenergie e settore zootecnico, ma, come scopriremo, anche alimentazione umana, una frontiera che in Italia si sta iniziando a scoprire. Il miele nazionale a volte è minacciato da prodotti che vengono dall'estero. Parleremo di questo con dei produttori, perché appunto si sentono minacciati da prodotti che col miele hanno poco a che fare. Ci occuperemo anche di agricoltura biologica e di un passaggio di consegne del tavolo dell'imprenditoria agricola. Non teme la siccità, è molto adattabile, non sviluppa aflatossine e si presta a diversi utilizzi, dal settore delle bioenergie a quello zootecnico, ma anche l'alimentazione umana, una frontiera che ad esempio nei paesi africani è nota già da molto tempo. La nuova puntata di Con i frutti della terra è dedicata al sorgo, cereale che ha molte potenzialità ancora inespresse, anche se l'interesse verso questa coltura è in costante aumento. In Italia sono tra i 40.000 e i 42.000, ma con la nuova campagna ormai si pensa che ci sia già stato anche un ulteriore, insomma, incremento che va tra il 5 e il 10%. E tra l'altro all'areale storico, che è l'Emilia Romagna, dove sono concentrati i 2/3 della produzione di sorgo, si sta affiancando un interesse verso questa coltura che va anche verso aree che invece tradizionalmente non avevano ancora conosciuto questo sviluppo, ad esempio il nord-est, ma anche il sud Italia. E seguiremo qui da Via d'Agola, siamo vicino a Granarolo dell'Emilia, siamo quindi vicino Bologna, in Emilia Romagna, insomma areale, come dicevamo prima, tradizionalmente molto vocato per questa coltura. Seguiremo la giornata tecnico-dimostrativa organizzata da RV Venturoli, azienda sementiera bolognese che è stata pioniera nel lancio, insomma, del sorgo, nel credere in questa coltura, e oggi è diventato leader di mercato. Vedremo anche che cosa si sta muovendo nell'orizzonte della ricerca e scopriremo, vi do già una piccola anticipazione, proprio il fatto che l'alimentazione umana sta diventando una delle frontiere su cui si sta ampliando l'interesse. Al mio fianco Giovanni Toffano, responsabile commerciale per RV Venturoli. Intanto, per vedere quello che sta avvenendo nel panorama varietale, successivamente poi faremo anche dei focus specifici, però intanto, diciamo, a livello complessivo, quali sono le principali novità e cosa sta accadendo a livello di ricerca? Allora, per quanto riguarda il livello di ricerca che RV sta portando avanti, è soprattutto una scelta di nuovi prodotti con un ciclo vegetativo decisamente più precoce. Noi come esperienza partiamo da una varietà che ha fatto storia nella granicoltura del sorgo in Italia, che è la Raalba. È un ciclo un 110 giorni, sta ancora andando benissimo, ma il mercato ci chiede materiali a ciclo più precoce. Difatti in catalogo prima abbiamo inserito l'ardito, che è un 95 giorni, l'anno scorso abbiamo inserito un sorgo a granella bianca, che è il più precoce in assoluto nel mercato, non solo italiano ma anche europeo, questo Rabesque, che è un 85 giorni, particolarmente interessante per le duplici attitudini che può avere questo materiale, grande produttore di granella sia per la sua tipologia e taglia, per la produzione di trinciato, soprattutto nei secondi raccolti, visto il suo ciclo molto corto. Ma abbiamo anche qualcosa di nuovo che sta arrivando e che dal punto di vista commerciale sarà la campagna 2022.
il primo sorgo destinato all'alimentazione umana. È stato selezionato per le sue caratteristiche. Una volta decorticato, questa è una granella candida bianca, si può utilizzare quindi tranquillamente nelle varie composizioni dell'alimentazione destinata a uso umano, chicco molto bianco, bellissimo da vedere. Poi abbiamo anche l'altro aspetto, l'aspetto che nel caso che andiamo a macinare questa farina, è una farina che è un bianco candido. Ci sono delle tecnologie che permettono di pastificare la farina di sorgo, ci sono già esperienze a livello sia italiano che europeo di questo tipo di pastificazione che ha una caratteristica molto tecnologica, però questo permette ad ottenere prodotti destinati al mondo della celiachia che è sicuramente importante. Ecco, in effetti poi questo della frontiera dell'alimentazione umana era appunto una frontiera che era un po' un peccato non percorrere, perché ci sono paesi dove invece da molto tempo, insomma, il sorgo è un elemento importante. Certamente, la difficoltà è stata, questi paesi sono i paesi equatoriali dell'Africa e dell'Asia, dove il sorgo è il nostro grano, è la nostra pasta, eccetera, quindi hanno però questa tipologia di sorghi, hanno un ciclo troppo tardivo per i nostri areali, quindi la difficoltà, quanto mai le difficoltà che ha superato il miglioramento genetico, ha portato ad accorciare molto il ciclo, a rendere queste varietà precoci e adatti ai nostri areali di coltivazione. Tra l'altro sta arrivando anche al sud Italia, no? Perché uno potrebbe pensare, beh, il sud dovrebbe esserci già da tempo, perché tradizionalmente è più caldo e piove meno. Si sta muovendo un po' il mercato? Allora, il mercato negli ultimi anni, qui siamo nella zona dove si fa una quantità, diciamo, oltre 70% della superficie di sorgo da granella si fa in questo areale che parte da Castel San Pietro o Imola e va verso la Romagna. Qui si fa una superficie. Poi ci sono altri areali storici che sono le Marche. Ma pian pianino la diffusione del sorgo è arrivata tranquillamente a destra, a sinistra Po, quindi sto parlando Veneto e Friuli, ma sto parlando anche dell'altro Po Pavese, ma poi si è diffusa anche in aree dove non c'era, che può essere la Toscana, che può essere la Campania, che può essere la Puglia. Quindi questa caratteristica di estrema rusticità e adattabilità a questi ambienti ha fatto sì che il sorgo pian pianino si sia diffuso in tutto il mondo. Dobbiamo non dimenticare che il sorgo è una pianta che più di tutti rispetta l'ambiente, e mi spiego meglio, è quello che ha il minor bisogno di acqua per portarlo alla maturazione, è quello che ha minor bisogno di impiego di prodotti per la difesa, che può essere malattie fungine o per quanto riguarda i diserbi, e quello che comunque è più parco nel fabbisogno per quanto riguarda l'azoto. Quindi sono tutti aspetti, oltre allegato anche le proprie caratteristiche di estrema rusticità e adattabilità, che dovrebbe comunque iniziare a entrare nel cordo vocale di tutti gli agricoltori che hanno queste situazioni dove l'acqua diventa un fattore primario e contingentato. Poi c'è l'altro utilizzo, sempre legato al minor consumo d'acqua, che è l'utilizzo nell'ambiente per l'alimentazione animale e produzione di biogas. Si passa da piante da foraggio tipo multisfalcio, che sono piante tendenzialmente che hanno una taglia molto bassa, che hanno una velocità di ricaccio decisamente importante, che vengono utilizzate come alternativa nella produzione di fieno, per esempio nella zona del Parmigiano Reggiano, dove, come sapete, non possono utilizzare i trinciati. Poi questa stessa pianta l'abbiamo portata a tagli importanti, dei 2,50 m fino ai 3,5 m, che diventa competitore in ambiente dove c'è buona disponibilità d'acqua al posto del mais, sia per la produzione di insilato destinato all'alimentazione animale, sia per la produzione di biogas. Quindi è una pianta che, oltre a questi pregi dal punto di vista di basso input ambientale, ha questa straordinaria duttilità nel poterla utilizzare nella vita degli agricoltori, degli allevatori dell'Italia. Allora, entriamo nel dettaglio del catalogo dei sorghi ibridi di RV Venturoli, perché naturalmente le differenze sono tante a livello di ciclo colturale, destinazioni d'uso, taglia, colore della granella, ma ci racconta tutto Mirko Malossi, responsabile commerciale junior appunto per RV Venturoli. Iniziamo subito dal primo ibrido qua vicino a noi. Sì, Aralba, ibrido storico del catalogo RV Venturoli.
storico anche nella cultura del sorgo in Italia, è stato uno dei primi ad essere iscritto più di 30 anni fa, e ciclo pieno, 110 giorni, quindi è paragonabile a un mais classe FAO 300, si è mantenuto negli anni per la sua caratteristica di ottime produzioni. A fianco a lui abbiamo Arsenio, invece è un ibrido più recente, anche introdotto nel catalogo, nel stesso ciclo di Aralba, al momento è il più venduto del catalogo. I due ibridi si caratterizzano anche per una taglia abbastanza elevata, quindi sono adatti anche alle produzioni di trinciato, insilato, quindi non destinati a granella. Allora Mirko, dopo aver illustrato Arsenio, adesso abbiamo raggiunto l'area di Araldo. Che caratteristiche ha? Araldo si caratterizza per la sua granella bianca candida, quindi per il colore. Quindi possiamo consigliarlo in quegli ambienti più fertili, e dove possiamo spingere anche con un investimento un po' più alto di semi a metro quadro. La spiga è sempre compatta, come gli ibridi che abbiamo visto finora, e di grandi dimensioni, quindi anche molto apprezzato dagli agricoltori. Proseguendo vedo un cambio di colore, quindi non più granella bianca ma granella colorata. Infatti, ed è anche una novità come ibrido, quest'anno è Arsenal. E i sorghi, come abbiamo detto prima, il mercato italiano ricerca particolarmente quelli bianchi, ma ci sono anche delle richieste di rosato. Tra l'altro la granella rosata si collega alla rusticità dell'ibrido, possiamo seminarlo in zone un po' più collinari o non nella classica pianura emiliana dove si è sviluppato il sorgo negli ultimi anni. Arsenal lega la rusticità comunque a ottime produzioni di granella. Possiamo usare Arsenal anche per semine ritardate in primo raccolto o in secondo raccolto dopo una trinciatura di orzo o grano. Allora proseguiamo nel nostro catalogo e raggiungiamo Artista. Artista invece che ibrido è? È un ibrido a granella bianca e con un ciclo precoce medio, quindi anche lui può essere usato in semine di primo raccolto ritardate o in secondo raccolto. Artista ha anche una taglia abbastanza alta, quindi possiamo usarlo anche questo per uso da trinciato, oltre che da granella, dal meglio della sua potenzialità nei terreni molto fertili. Artista, iscritto recentemente, fa parte di quella genealogia con la granella bianca candida, quindi meno scura dei primi ibridi che abbiamo visto. Allora adesso insieme a Eloise Bersani, responsabile ricerca e sperimentazione per RV Venturoli, continuiamo a scoprire il catalogo degli ibridi. Allora noi siamo qui davanti, abbiamo l'Armida che è un ibrido precoce di taglia medio-bassa, direi che all'interno del catalogo è il più basso, e ha granella bianca e il fatto della sua altezza comunque ha buona resistenza all'allettamento proprio per questo ed è molto adatto per i terreni fertili. Questo è l'Ardito, che anche lui insomma, appunto, è uno dei più precoci, e ha il panicolo semispargolo, è più alto, un po' più alto rispetto ad Armida, e visto il suo ciclo precoce può essere già utilizzato come secondo raccolto. Qui siamo davanti ad Arabesque. E Arabesque è un ibrido il più precoce a granella bianca che c'è in commercio in Italia. È di taglia medio-alta e è molto adatto per il secondo raccolto e utilizzato anche dopo grano e da trinciato. Benissimo, allora arriviamo all'ultimo ibrido in catalogo, Arski. Le caratteristiche? Allora, è un ciclo precoce come Arabesque, però a granella rossa, quindi è il secondo con granella rossa che abbiamo in catalogo. E di taglia medio-bassa, quest'anno le taglie soprattutto in questo campo non si vede molto la differenza, ma di solito lui è più basso rispetto ad altri, e anche lui è utilizzato per il secondo raccolto perché col fatto che è un ciclo molto precoce si riesce bene a utilizzare anche dopo grano insomma. Allora Mirko, abbiamo analizzato i diversi ibridi, siamo arrivati un po' a conclusione di questa carrellata del catalogo, riepiloghiamo un po' le novità principali. Allora, nelle novità principali nel reparto granella abbiamo inserito Arsenal, quindi granella rosata, rustico per quei terreni un po' più limitanti.
Al catalogo affianchiamo anche dei materiali nuovi, nel comparto invece altri usi, insilato, trinciato, quindi insilato, produzione di biomassa sia per uso insilato, alimentazione zootecnica, sia uso energetico per i biodigestori. Al sucro, quindi al sorgo zuccherino, già a catalogo si affianca Emeraude, un ibrido recentemente iscritto, di taglia un po' più bassa, ciclo un po' più precoce, ma con della qualità del trinciato più alta, perché ha un contenuto zuccherino molto più alto. Stiamo provando anche due sorghi multisfalcio destinati all'uso di produzioni foraggere, proprio in quelle zone dove magari non si può usare l'insilato o storicamente usano il sorgo multisfalcio. Sono materiali molto performanti sia a livello di produzioni che di quantità.